Carolello, quello slogan mi piace, una Frascati felice. Però vedi, io questa mattina ho protocollato al comune di Frascati la richiesta di un colloquio con la comandante della polizia locale, richiesta per le vie brevi lunedì passato, ma che cosa cerco di realizzare io con questo colloquio? Tu sai dove abito, Assolutamente sì. no? Oh, allora, quell'ingresso è un passaggio pedonale a raso, per il quale il mio consorzio dovrebbe pagare 90 euro l'anno. Io per 90 euro l'anno mi sveno. Io ho prodotto alla STS delle delibere della Corte di Cassazione che spiegano quando si deve pagare questo balzello e non è quello il caso. Allora io chiedo, no? Una Frascati felice. Ma come si fa a realizzare una Frascati felice quando c'è la situazione al bilancio? Penso la sai, no? Ma forse la sai in parte perché i residui attivi partono dal 2000, dall'inizio, dall'arrivo dei Gattopardi. Ecco, spiegami bene, sta Frascati felice in che cosa sarebbe? Allora, questo sarebbe troppo lungo, però io lo riassumo in una semplice battuta. Frascati felice è se riusciremo a fare non solo le cose che abbiamo promesso, ma con il metodo che abbiamo sottolineato. Cioè, tutto questo che abbiamo detto, le verifiche che saranno fatte insieme alle rappresentanze dei cittadini. È chiaro che noi, quando si parlerà di bilancio, quando si parlerà di trovare altre fonti, non è che possiamo chiamare 16-17 mila No, ci vengono, cittadini, ci vengono. però le rappresentanze dei comitati dovranno essere partecipi delle decisioni, perché se qualche cosa non andrà per il verso giusto, insieme dovremmo decidere dove e come magari modulare o rimandare un qualche cosa. Questa è quella che intendo Va bene, città felice. vediamo, Beh, poi se non c'è altro problema, oltre va. No, al passo Carrabbia, ce ne no, stanno sono 200.